Ebuffè era in India sull'operato dell'ordine creato da Madre Teresa di Calcutta. Il governo indiano ha ordinato l'ispezione di tutti gli orfanotrofi e le case di Madre Teresa che si occupano di bambini dopo che una suora è stata arrestata con l'accusa di traffico di neonati. L'inchiesta ha portato all'arresto all'inizio del mese della madre superiore, un'impiegata della casa di Ranchi nelle Yarkand. L'accusa, aver venduto un neonato a una famiglia dell'Uttar Pradesh per 120.000 rupie e 1.490 euro. La superiora generale delle missionarie e della carità ha già dichiarato che l'istituto avrebbe indagato sul fatto, mentre la conferenza episcopale dell'India ha espresso dubbi temendo che il caso delle suore di Madre Teresa sia gonfiato apposta da alcune persone per sminuirne l'opera. Secondo il racconto della superiore, le ispezioni e i sequestri dei registi da parte delle forze dell'ordine sono avvenuti senza lasciare alcuna notifica. A difesa dell'ordine è intervenuta anche la chief minister della West Bengal. Le missionarie della carità sono famose in tutto il mondo, ha detto: se alcuni individui hanno fatto qualcosa di sbagliato, non si può ritenere responsabile l'intera organizzazione. Per la chief minister il caso è un tentativo di gettare discredito sulle suore da parte del partito nazionalista indù al potere, che non vuole risparmiare nessuno.